Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benvenuto a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, buongiorno. Che buongiorno è stato ministro della giustizia nel governo Prodi, nel secondo governo Prodi. Allora, Mastella, su questa posizione di Nordio, sulla linea che ha tenuto Nordio, lei che cosa, quale valutazione fa, dà? Ma era l'unica possibile, cioè nel senso che bisogna tener conto che purtroppo si è elevato su questa questione un elemento politico valutativo e discordante, anziché come sarebbe stato giusto in questi casi un'assonanza, come è capitato in quella volta nella storia repubblicana italiana, si è deciso di combattere tutti assieme contro terrorismo e contro mafia e criminalità. Dall'altro mi pare abbastanza evidente che i dati emersi sono dati sensibili comunque, e quindi essendo usciti da fonte ministeriale e magari dal DAP con, diciamo, una sorta di trasgressione rispetto a quello che è il comito istituzionale, è ovvio che questo pone un'ipoteca ed una valutazione attraverso una ricognizione che il ministro attraverso una indagine interna deve fare. Poi si apre un'altra questione, perché mi pare abbastanza evidente che su questo è intervenuta la procura di Roma e andrà avanti anche la procura di Roma. Insomma, poteva essere gestito in tutt'altro modo, e poi ritengo con molta onestà che al di là del combattimento politico che può avvenire su tante cose, su questo andrei molto cauto da una parte e dall'altra, peraltro, diciamo, evitando alcune cose, di dare esagerata forma di manifestazione eroica ad una persona che, insomma, per la quale io stesso ho dichiarato nei giorni scorsi che sul piano umano andava accreditato in strutture che avessero tale possibilità di poter rispondere alle sue esigenze sanitarie. Ma sul 41 bis, tranne discussioni che sono emerse in sede europea, rimane ferma la linea, mi pare, a parte tutti, che bisogna lasciare le cose come stanno. Ecco, appunto, al momento, questo mi pare che ci sia stata una... Su questo c'è stata un'unanimità, in realtà, mi sembra, sulla non revoca. Poi non so, c'è qualche perplessità sul fatto se fosse proporzionato o sì, non sollevato dal Partito Democratico. Signozzi e sillabe che ogni tanto emergono, anche se bisogna tener conto che la Corte Costituzionale italiana, soprattutto la Corte Europea, in realtà ha detto che questo 41 bis, insomma, va valutato in un certo modo. Si tenga conto che in Italia ci sono 700 e più col 41 bis e sono 205, mi pare, o 110 gli ergastolani, quindi questo un po' la dice lunga. Se uno apre la discussione si apre in momenti che non sono certamente questi, che sono infelici per il modo in cui la questione è stata un po' gestita, e mi dispiace molto. Sì, resta